Questa sera sarà così, di tutto, ne vedremo di tutti i colori, mamma tutti mia. I comici. Ma intanto ci sarà uno che viene dalla Calabria che si spero chiama che viva Torino. Frango! Oh Frango! Si capisce che è l'ultima puntata. C'è una ferita in tuo cuore. Torno giù, me ne vado in vacanza. E i piemontesi quando arrivano in Calabria vedono le nostre spiagge, si fermano e guardano. Oh signor, ma è un deserto. Che una volta mio padre ne ha visto uno, fa scusi, si è perso. Fa no, devo piantare l'ombrellone, ne? E mio padre che parla bene italiano ci fa, la zeppi qui? Poi l'ha visto con la busta nelle mani e fa, scusa, ma sta busta che cos'è? La borsa frigo. Ih, c'ha le batterie. No, serve per mantenere i cibi freschi. Allora c'ha la corrente. No, me l'ha data la COP. La COP? Che cazzo è la COP? La COP sei tu. E se sono io, perché ce l'hai tu la busta? Che il calabrese sulla spiaggia non si porta la borsa a frigo, si porta il frigo direttamente. Che mio padre mi diceva, Franco, nostro, non è il frigo che occupa spazio, è la prolunga, 800 km di cavalletta. Ricordo che tutte le mattine c'era sto bambino Pautasso, se ne veniva da me diceva, ciao ne, come l'è? E io che parlo bene il piemontese gli dicevo, sogno ca. Fa, lo sai che mio papà mi ha comprato un salvagente a forma di cigno. Ah sì? Tu vuole bene tuo padre? Fai attenzione che ci crepo le vertebre al cigno. E allora me ne faccio comprare una a forma di macchinino e non ti rompo il vetro e ti fotto lo stereo. Allora a quel punto mio padre, per non farmi bisticciare, mi diceva, Franco, offra, non ti preoccupare che te l'ho portato io il salvagente. La camera d'aria della ruota di scorta dell'8.50 special. Che per manie di grandezza me la gonfiava a 550 atmosfere. Una volta è scoppiata come dentro la potenza dell'aria, una schizzata in Albania. E mio padre mi ha aspettato a Lampedusa quando rientrava in Italia come clandestino. Una vita d'inferno. Ricordo che ci alzavamo alle 8 di mattina per essere sulla spiaggia alle 11, solo per avere il tempo di mangiare la teglia di melanzane che rimaneva il giorno prima. Praticamente avrei dovuto fare il bagno dopo 4 ore. A mezzogiorno si presentava mia madre e diceva, Frank, oh, ti ho lasciato un'ora da solo, guarda come hai magrito. Vieni che ti fai un panino. Da una parte mi dava una forma di pane da 8 kg, dall'altra parte un vaso di melanzana da 5 e mi diceva, fatto panino. Ma con la melanzana sulla spiaggia? Fatto panino! Pautasso dietro mi diceva, eh no, io vicino al tarrone non vado, ne? Perché noi qui siamo venuti per prendere il sole, non il doposole. Era l'olio delle melanzane che mi rimaneva sulle mani, che mi asciugavo sempre su di lui. Avrei dovuto fare il bagno alle 4 di pomeriggio, ma alle 3 di pomeriggio arrivava mia zia Concetta così. Bello della zia, vieni che ti ho portato un gelato. Un gelato alla Marena. Quella non era Marena. Era peperoncino di Soverato. Piccante. Ma così piccante che dopo che me lo sono mangiato mi è venuto uno starnuto, ho aperto le acque come Mosè e ora al ponte sullo stretto non ci serve neanche più. Ciao. Ci vediamo dopo anche con te. Grazie. Pensate, 13ª puntata. Aspetta, siamo arrivati alla... Io devo dire una cosa, sì, che non l'ho detto prima. Io sono molto emozionata, molto. E come ti ricordi la prima volta, sì, la prima puntata? Ti ricordi che avevi dato dal cuore o no? No, ma dai! No, veramente, mi va... E come... Non so se è la 13ª che mi fa, non lo so. A me sembra la 4ª. Ma dai!